Allora, cari amici, ci troviamo presso la Casa delle Api a Celloli di Daniele Mattara, un importante avvenimento con l'agricoltura e sull'importanza delle api che hanno nell'ecosistema ambientale. Senza le api la natura morirebbe per il loro processo di pollinazione e specialmente poi per i prodotti salutari come il miele in tutte le sue specie che sono utili a noi esseri umani. Sarà un intervento non facile, tenterò di avvicinarmi alle api, speriamo che le cosiddette api guardiane non mi assalgono, però diciamo la parte più sensibile ce l'ho protetta. A presto pure con una bella intervista, ci vediamo fra poco. Adesso stiamo per filmare Daniele Mattara, che lui è l'esperto, come così ci fa vedere dal vivo come escono le api e si avvicina. Io mi tengo a debita distanza, perché lui è ben mascherato, giubbotto imbottito. Eccolo qua. Vedete con quanta cautela si avvicina, anche se è esperto. Mamma mia quante ne sono, mamma mia, sono tantissime proprio. Come al solito l'operatore non vuole avvicinarsi, ha passato a me, che io non è che sono bravo con la telecamera, comunque facciamo del nostro meglio per filmare. Veramente tante, Daniele. Sì. Quante ne sono all'incirca depositate? In questo periodo sono un 40.000, 50.000. 30.000 api stanno là. Sì. Tu hai in mano 30.000 api? No, qui no, qua sono di meno, ma di tutto il nido. Ah, in tutto. E qui quanto, quelle che hai in mano, tu quante ne potrebbero essere? Circa 900. 900, 1000 api. Io me ne sento un po' vicino alle gambe, ma comunque non fa niente. Anche perché sto in pantaloncini corti, fa ancora caldo. Mi avvicinare per farti vedere la regina. Però adesso avvicino con lo zoom, guarda qui. Quindi tu hai nelle tue mani 900 api, 900.000 api. Riesci a vedere questo puntino blu? Puntino, aspetta che inquadro, perché più di questo non mi avvicino, perché sto a circa 3 metri da te. Sì. Quel puntino blu è la regina. Ah, quel puntino blu è la regina. E vedi quanto è più grossa come un'app? Sì, sì. Questo puntino blu indica l'anno di nascita, questa è una regina del 2020. Ah, quindi è una regina nata in piena pandemia. Esatto. Nel 2020. Quindi è una regina che sarà molto utile all'umanità, in sostanza all'agricoltura e all'uomo in particolare. Grazie Daniele. Eccoci qui nella parte finale di questo filmato dedicato alle api. Io mi sono segnato qualche appunto per Daniele Mattara Lombardi. Ecco, Daniele, facciamo un bel inquadramento di Daniele, le proprietà del polline. Il polline è un integratore naturale. Guarda la telecamera, non guardare me. Il polline è un integratore naturale, è ricco di proprietà, vitamine A, B, D, E. Comunque è un integratore naturale. Quindi non porta danni all'organismo. No, non porta nulla. Ecco, questo è importante. Questi integratori tutti farmaceutici, abbiamo un integratore così naturale, ottimo. Sì. Come va preso il polline? Allora, ci sono due tipologie di polline. C'è la tipologia di polline essiccato, ma sappiamo che quando un prodotto viene essiccato perde il 50-60% delle proprietà.
quando... E poi abbiamo il polline fresco. Il polline fresco conservato in congelatore e non congela è ricco di tutti i minerali presenti, quindi non perde nulla. Io consiglio sempre di prendere il polline congelato e assumere 3 cucchiaini al giorno, anche perché dopo incomincia a essere troppo calorico. 3 cucchiaini al giorno sono la dose consigliata e fa veramente bene. Posso utilizzare Polase, Supravin, queste cose chimiche. Io consiglio meglio un prodotto naturale e soprattutto per fatto delle nostre api. Abbiamo un nuovo amico che è venuto a trovarci. Come voi sapete, gli animali sono la mia passione e sembrava strano che non era venuto nessuno qui vicino a me. E abbiamo un bel cucciolo di pastore tedesco. Allora, abbiamo parlato del polline, quindi è ottimo anche per gli studenti il polline. Certo, per gli studenti, per chi fa palestra, per chi fa sport, anche per chi fa una camminata, non è detto che per i giovani. E anche io per gli anzianotti come me. Io lo consiglio soprattutto agli anziani, perché comunque fa grazie. Bene. È un integratore. Ma voglio dirti, le qualità del miele, illustriamo qualche prodotto perché il tempo è tiranno. Per esempio io qui ho questo miele, melata. La come, melata. A che cosa serve? Ecco. Allora, le proprietà del miele sono tante. La melata è l'unico miele che non viene fatto dai fiori. La melata viene fatto, la cocciniglia punge le foglie, quelle foglie che pungono, tipo quando vedete la pianta che piange, la foglia che piange, lascia quella sostanza bianca sulle foglie e le api sono ghiotte di questa sostanza che è zuccherina e fanno questo miele scuro ed è buono, è ricco di proprietà. Perché proprio è fantastico, è l'unico miele che non viene fatto dal fiore. Ma Daniele, ma quale miele mi devo mangiare io qua? Mi stai convincendo su tutto. E adesso un altro nome strano, perché io sono curioso. Questo miele Sulla. La Sulla? Ecco, mi puoi dare la melata a me. Ecco. La Sulla, conosciamo, abbiamo presente l'erba medica, quell'erba, quel foraggio che si dà ai conigli, quel fiorellino rosso. Ecco, le api sono ghiotte, fanno questo miele spettacolare, ricco di proprietà, da questo fiore, da Sulla. Ma è incredibile. Abbiamo poi questo miele classico, il castagno. Vabbè, il castagno viene fatto sulla montagna di Rocca Monfina. Io faccio nomadismo, quindi prendo i miei alveari che ho qui a casa e li sposto sul castagneto. Il miele di castagno è un miele che va adattato molto sui formaggi dolci, perché è un miele abbastanza forte, è molto aromatico, è molto, diciamo, amaro. Cioè, chi piace e chi non piace, io lo consiglio, io per esempio lo uso sul gelato, poi lo consiglio sui formaggi, che è un miele molto forte, molto corposo. Figurati che amo tantissimo i formaggi, il colesterolo ne mangio tantissimo, sarebbe la negazione. Questo lo devo prendere con le dovute cautele. E poi analizziamo l'ultima, eucalipto. Io mi ricordo da ragazzo mio padre mi dava sempre nei periodi autunno invernali un cucchiaio di eucalipto, ci serve per il raffreddore, sì, è vero o no? Sì, il miele di eucalipto è molto consigliato per chi ha mal di gola, raffreddore, e un miele balsamico, nel senso che viene fatto con l'eucalipto. La pianta di eucalipto si sa che è una pianta che fa bene al raffreddore, ci fanno tante, tante medicine con questa pianta, quindi io lo consiglio sempre per chi ha raffreddore, mal di gola, ma ciò non toglie che sono anche gli altri mieli sono buoni per il raffreddore e per il mal di gola. Quante qualità dalle nostre api. Vediamo, acacia penso che sia la stessa cosa o c'è una differenza? L'acacia è quella più comune e più conosciuta, perché diciamo che l'acacia è il miele che è più difficile a fare per i nostri cambiamenti climatici, e è difficile produrlo e chi lo produce comunque se lo fa anche pagare caro. Però è semplicemente che molto delicato, ha un miele molto delicato, cioè quindi è per chi piace avere poca dolcezza in bocca. Comunque avete capito, oggi abbiamo una grande lezione sulle qualità terapeutiche, nutrizionali, integratori alimentari naturali. Illustrici quest'ultimo barattolo che penso che è il più comune dei questo mieli, è il miele, no? Fiori, quello che troviamo da tutte le parti, è il miele comune che si mette negli struffoli, che si mette nei dolci. Questo è il miele che penso che io che fa più bene di tutti quanti, perché il miele fiori c'ha tutto dentro, ha tutte le tipologie di fiori, quindi è il miele più completo di tutti.
Tu hai, ho capito, 30.000 api all'incirca. No, io c'ho allevo, perché io faccio l'allevatore, non sono il proprietario delle api. Io allevo sulle 200 famiglie e sono all'incirca, su ogni famiglia, sono nel periodo estivo sono un 60.000, un 70.000 api. Oltre un milione di api. E gli dobbiamo dare una medaglia per quello che fa per la natura, perché senza le api non c'è vita. Daniele, il nome di origine ebraica, Dio è il mio giudice, su per giù penso che sia questo il significato. Daniele, io sono l'acquirente, scandisci bene, come si vendete anche via online, per esempio, voglio fare, certo, ecco, come online devono fare i nostri amici che sono convinto che faranno tanti ordini, perché il miele è ottimo. Mi possono contattare sulla mia pagina Facebook, La Fattoria del Miele. Possono comunque venire in azienda, che c'è sempre qualcuno. Quindi La Fattoria del Miele. C'è anche sempre, possono venire in azienda. O mi contattano sempre sulla mia pagina Instagram, La Fattoria del Miele. Instagram, come? Allora, Fattoria del Miele e la pagina su Facebook. Poi hai la tua pagina Instagram e un numero di telefono, per esempio. Daniele Mattaro, non c'è un telefono? Sì, sì, c'è il mio numero di telefono. Il mio numero di telefono è 388 10 95 294. Ma senza prefisso? 388. Ah, 688. 388. Io imparo sempre. Io sai, sono il giornalista all'antica, pensavo 388, 346, invece ripetiamolo. 388 10 95 294. Ecco. 388. Abbiamo dato il numero, poi lo inserirò nella pagina, così li potete contattare, tutto la sua pagina di Facebook, contattare. E voglio che tu, chiudendo questa intervista, intanto questa bella ragazza che hai a fianco, chi è? Lei è la mia ragazza. La tua ragazza? Come chi è? Ha un nome? Mena, si chiama Mena, e la mia ragazza mi accompagna a vedere le api, ad allevare le api, e è una spalla importante della mia azienda. Ah, che complimenti! Un messaggio per le api, alla nostra gente. Usate meno pesticidi possibili, perché veramente stiamo facendo danni nel nostro ecosistema. Usate tutto biologico, altrimenti rimaniamo senza api e moriamo. Prima o poi moriremo. Io ho fatto questo servizio con grande entusiasmo. Pensa, Daniele, che mia figlia ha partecipato 2 anni fa a un concorso nazionale a Milano, è arrivato prima proprio sul tema delle api. Mettetevi in contatto con Daniele Mattara. Arrivederci, alla prossima.